Io ho quest'età, ho 50 anni, quindi ho raccontato qualcosa che all'inizio era vicino a me, cioè una storia d'amore che finisce e che ha come protagonisti due cinquantenni, quindi dei personaggi molto vicini a me e a quello che io posso conoscere. Questa storia d'amore finisce e a questa fine, a questo lutto, la donna non si rassegna, mentre l'uomo scappa in qualche modo e tende a rifarsi immediatamente una vita con una donna molto più giovane di lui, con una ragazza più giovane. Questo perché è quello che io vedo intorno a me, perché mi sembrava anche emblematico di una storia più generale, cioè questa difficoltà che c'è di non solo di stare insieme, di amarsi e di assumersi la responsabilità dell'amore in generale, ma anche in una generazione che è la mia e che è quella sulla soglia della vecchiaia, diciamo, comunque di una terza età, appunto 50 anni è proprio l'età in cui oggi ci si sente ancora molto giovani, però in realtà non si fa i conti col tempo, si comincia a fare i conti col tempo che passa. 50 anni cominci a essere vecchio, insomma, fai dei conti con te stesso, col tuo passato, e questo personaggio maschile è come un cavallo che non vuol saltare l'ostacolo, non lo vuol vedere e quindi interrompe al momento di doversi sposare con questa donna con cui ha fatto tutto un pezzo di vita, interrompe questa storia per ritornare a un'idea di giovinezza con una ragazza più giovane. Ritornare a un punto di partenza, insomma. Esatto. Ecco, perché i 50 anni sono vissuti anche a volte malgrado, tuo malgrado, diciamo, come punto di nuova partenza, o perché finisce una storia d'amore e quindi ci si trova in una nuova condizione esistenziale, o perché si perde il lavoro e quindi bisogna reinventarsi e rimettersi nel mondo del lavoro, insomma, comunque così si potrebbe dire anche dei quarantenni e anche dei trentenni, nel senso che abbiamo disimparato a diciamo vivere il nostro presente secondo il nostro passato, ci troviamo nella condizione di dover come ricominciare sempre. Questo a 50 anni accade forse ancora di più, o in modo più doloroso? Beh, sicuramente quello che dici è vero, nel senso che la continuità, in questo caso nel libro si parla di continuità amorosa, però giustamente tu dicevi anche la continuità lavorativa, la continuità esistenziale, no? L'avere a che fare con la durata, col tempo e con l'invecchiare è qualcosa che è diventato difficile, perché le cose non durano, non durano gli amori, non durano i lavori, ci si deve continuamente rimettere in gioco. E allora, se per le due ragazze trentenni, perché poi anche la protagonista femminile, cioè la donna ormai vecchia, ormai matura, si imbatte in una ragazza più giovane di lei, della quale si innamora, anche se è come se ci inciampasse non volendolo, mentre sta continuando a inseguire l'amore al quale non si rassegna di vedere la fine. Quindi diciamo, anche le due ragazze, le due protagoniste trentenni, sono due ragazze che hanno questa caratteristica, cioè questa parola abusata, che però è vera, che riguarda tutte le nostre vite, la precarietà. Sono due ragazze che non hanno una casa, perché vivono continuamente con delle coinquiline in una stanza in affitto, non hanno un lavoro, non hanno neanche iniziato la loro vita, però proprio perché sono forse più abituate a questa condizione, sono molto più pragmatiche e sanno che cosa vogliono, e quando gli capita loro l'occasione di poterlo avere, se lo prendono. Sono forse più mature.